Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione che apriamo con la cronaca. Aggredirono a Catania un coetaneo che su Facebook aveva offeso la patrona Sant'Agata e i suoi devoti in otto sono stati identificati e denunciati dalla polizia postale, hanno tra i 14 e i 17 anni. Sentiamo Rosaria Rinaudo. Per un post su Facebook ritenuto offensivo nei confronti della patrona Sant'Agata era stato minacciato anche di morte, schiaffeggiato in autobus e poi pestato davanti alla Villa Bellini nel giorno del pesce d'aprile. Ma per il giovane catanese 17enne perseguitato per via del pensiero espresso sul social non fu affatto uno scherzo. La terribile esperienza si concluse in ospedale con un politrauma, una spalla rotta ed una prognosi riservata di diversi giorni. A distanza di 7 mesi la polizia postale di Catania ha individuato i suoi presunti giovani aggressori. 10 ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà, 8 sono minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni, 2 appena maggiorenni, devono rispondere di istigazione alla violenza, minacce gravi e lesioni. Le indagini erano partite dalla denuncia della madre della vittima. Il 17enne aveva rivolto critiche alla statua di Sant'Agata e di devoti, commento che gli era costato oltre un mese di persecuzioni. Ne erano scaturiti insulti e minacce pesanti non solo su Facebook ma anche su altri social. Gruppi WhatsApp nati proprio con la missione punitiva. Sul profilo del ragazzo preso di mira un'escalation di insulti, di intimidazioni. Devi morire e non scendere in centro perché sei morto, ti mandiamo in ospedale. Promesse di odio poi mantenute quando dalle parole si era passati ai fatti, dalla lingua alle mani e piedi, calci, schiaffi e pugni, fino a mandarlo in effetti al pronto soccorso. I componenti del branco e di molestatori verbali rintracciati dagli 007 del web guidati da Marcello Labella, condotti in questura, hanno ammesso tutto. Una vasta operazione della polizia denominata effetto domino ha consentito di smantellare un clan criminale che aveva costituito un'asse di rifornimento dello spaccio di stupefacenti fra la città di Catania e la provincia di Enna. I provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di 5 persone sono stati firmati dal GIP del Tribunale di Enna su richiesta della locale procura. Nell'operazione impegnato il personale delle squadre mobili di Torino, Catania e Reggio Calabria. L'indagine svolta dagli uomini della squadra mobile di Enna e del commissariato di Leonforte ha permesso di scoprire una rete di spacciatori che operavano nei comuni orientali dell'Interland ennese e nel catanese. Adesso la politica, governo regionale siciliano e già Toto Assessori, 2 nomi di catanesi che circolano, quelli di Marco Falcone e di Maglio Messina, quest'ultimo da noi intervistato smentisce, ma intanto arriva la precisazione del governatore eletto Nello Musumeci che afferma decido io. Sentiamo Francesco La Rosa. A pochi giorni dall'elezione per il nuovo governo siciliano, con Nello Musumeci eletto governatore, si fa strada il Toto Assessori tra gli esponenti politici catanesi. I nomi più gettonati al momento sono quelli di Marco Falcone di Forza Italia e di Mario Messina di Fratelli d'Italia. Quest'ultimo però, pur gratificato da queste supposizioni, non nasconde di avere altre ambizioni. Ma intanto mi onore e mi gratifica il fatto che si riconosca non al sottoscritto ma alla comunità di Catania, un risultato importante per il nostro partito e per il centrodestra e per la vittoria di Nello, quindi questo mi gratifica. Io sono solo la punta dell'iceberg di un movimento che in questi anni ha lavorato benissimo e che ha consentito di ottenere questo risultato. Mi gratifica umanamente e politicamente che qualcuno faccia il mio nome, ma ritengo che le scelte le faccia il partito. Il nostro leader Giorgia Meloni anche in questo caso deciderà cosa fare su Palermo per i nostri assessori. I miei progetti da anni sono ben diversi, mi auguro che possano continuare, faccio il consigliere comunale per altri mesi e poi spero di poter andare a Roma se questo è quello che vorrà Giorgia Meloni. Diversamente, se le scelte del nostro leader ricadono su una scelta mia per consolidare il partito a Palermo, io da buon soldato ovviamente eseguirò gli ordini e andrò a fare il soldato a Palermo nella speranza di dare anche in questo caso un buon supporto al nostro presidente. Ma ribadisco, ad oggi non c'è nulla di tutto questo, il mio progetto in campo rimane quello di poter sostenere il partito per le prossime nazionali. Come può voltare pagina la Sicilia in maniera decisa?
Ma io ritengo che voltare pagina sia una parola grossa. Anello ha una grande responsabilità, ha un grande lavoro da fare, la coalizione ha un grande lavoro da fare e si deve invertire una tendenza. Prima di tutto si deve puntare a ridare speranza alla gente e soprattutto bisogna far capire alla gente che ancora la buona politica esiste e Anello è sicuramente il miglior interprete di questa buona politica. Dopodiché ritengo che le cose vengono da sé, c'è tanto da lavorare, tanto da tagliare alla regione Sicilia, Anello ha le capacità per farlo, ma ritengo, ribadisco, che la prima puntata importante è quella di ridare fiducia alla gente. Aiuti per 77 famiglie svantaggiate di Acireale riceveranno ciascuna 1.300 euro in 3 mesi in cambio di lavori socialmente utili. Si tratta di fondi stanziati dal governo nazionale. Sentiamo Salvo Cutuli. Sono 77, tra cui 7 persone sottoposte a provvedimenti giudiziari, gli ammessi ai benefici del progetto Nuovi Orizzonti, che prevede lavori di pubblica utilità affidati a soggetti svantaggiati, un'occupazione saltuaria in cambio di un assegno civico per venire incontro ai bisogni primari delle famiglie inserite nell'elenco speciale, stabilito in base al reddito, ai reali bisogni di famiglie numerose e all'oggettiva valutazione del disagio secondo il disciplinare approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario di riferimento. In origine le domande presentate erano quasi 300, depennati a 77, un dato che evidenzia la sofferenza economica di un numero crescente di famiglie afflitte dalla crisi occupazionale, maggiormente avvertita nelle fasce sociali più deboli. Il piano prevede l'impiego per 3 mesi in lavori di pubblica utilità a seconda delle proprie attitudini, colloqui tra quanti sono entrati nella speciale graduatoria ed avranno diritto ad un assegno complessivo di 1.300 euro, stabiliranno i campi di competenza in cui verranno impegnati gli aventi diritto, cura del verde pubblico, supporto negli asili nido comunali e piccoli lavori di manutenzione nelle strutture pubbliche, i settori individuati nel progetto che sostituisce l'assistenza economica passiva. Il vice sindaco Nando Ardita spiega. Possiamo arrivare a circa 70 persone su una graduatoria che raccoglie circa 270 nominativi. Però di conseguenza purtroppo ci dobbiamo fermare a quei numeri. Noi stiamo concludendo intanto la prima annualità in questo periodo. Da gennaio, con quella nuova graduatoria, andremo avanti con il primo turno di questi 70 elementi. Sono tutte persone che faranno dei lavori socialmente utili, no? per l'amministrazione. Senza dubbio, noi abbiamo individuato comunque dei settori, il verde pubblico, la piccola manutenzione, le scuole e l'asilo nido. E la Sinonido come cercare veramente di dare quella collaborazione anche per quei bambini che sono presenti nei nostri istituti. Il maltempo è arrivato nella Sicilia orientale, previsti temporali sino a domani. Addio quest'anno all'estate di San Martino. Sentiamo Rosaria Rinaudo. Anticipo d'inverno in tutta Italia, la stagione fredda è piombata anche in Sicilia. Per usare una metafora a tema, la nuova ondata di maltempo giunta nell'isola come un fulmine a ciel sereno, rimpiazzando il clima mite che ha caratterizzato quasi interamente l'autunno siciliano, con alcune domeniche trascorse persino al mare. Ma il fine settimana e l'inizio della prossima riserveranno tutt'altri scenari, dal nord al meridione. Parla chiaro l'allerta meteo della Protezione Civile regionale emanata in queste ore. In particolare, sul versante orientale della Sicilia, pioggia, temporali diffusi e persistenti, almeno fino a domani mattina. Un venerdì nero non solo per lo sciopero nazionale dei trasporti, ma anche per il meteo. Il clou dell'ondata di maltempo, la fase più intensa della perturbazione, secondo il bollettino, è prevista tra Catania e Siracusa nel pomeriggio. Alto sarebbe il rischio alluvioni su tutta la Sicilia sudorientale. Trascorse queste ore, la giornata di sabato dovrebbe concedere una tregua. Minima possibilità di fenomeni nonostante il clima incerto ed instabile. Ma non si avrà il tempo di chiudere l'ombrello che già domenica una nuova perturbazione avrà raggiunto, secondo gli esperti, le stesse province. Venti localmente sostenuti, temporali e grandinate, neve sull'Etna. Le temperature oggi in calo subiranno un lieve rialzo, probabilmente domenica. Anche Catania questa mattina si è svegliata sotto la pioggia e puntuali sono ricomparsi i disagi per via delle strade allagate, trasformate in fiumi in piena.
E a Catania, a causa delle previste condizioni meteo avverse, l'appuntamento di domenica prossima con il lungomare liberato è stato rinviato alla domenica successiva, 19 novembre, annullate e rinviate a data da destinarsi anche l'apertura di musei e siti a partire dalla cripta di Sant'Eubio e tutte le altre iniziative culturali. È rinviato al prossimo fine settimana anche il pop-up market. Lavori di messa in sicurezza della collina di Vampolieri, si lavora anche al consolidamento, i residenti della zona però si lamentano e contestano il piano di viabilità alternativo predisposto dal comune di Ascicatena. I lavori di messa in sicurezza sulla collina di Vampolieri nel territorio di Ascicatena e le opere di scavo per la posa delle condotte di collegamento col depuratore di Pantano d'Arcia a Catania nella vicina Cicastello stanno creando notevoli disagi al traffico viario delle due comunità e non mancano le polemiche per l'assenza di un piano veicolare alternativo tra quanti risiedono a ridosso dei cantieri. Maggiori criticità si registrano nel tratto stradale che da Contrada Reitana conduce nella collina e da lì in direzione della cittadina Riverasca in uno dei complessi residenziali più popolari della zona. L'unica strada di accesso alla collina in zona nord interessata da lavori di scavo ha creato non pochi problemi soprattutto tra i residenti che dovranno pazientare almeno per un altro mese in attesa della conclusione delle opere previste nel tratto interessato. Protestano anche i commercianti della zona, promotori di una petizione al quale il sindaco di Ascicatena Nello Oliveri ha risposto redigendo con urgenza un'ordinanza che modifica la viabilità nel perimetro interessato dai lavori che una volta ultimati metteranno in sicurezza l'instabilità argillosa del popoloso agglomerato urbano cresciuto smisuratamente nel corso degli ultimi 30 anni e per il quale la Protezione Civile ha stanziato 4,5 milioni di euro per le urgenti opere di consolidamento. Le soluzioni alternative ci sono, eccetto per via Vampolieri, dove gli operai dell'impresa incaricata, li vedete nelle immagini, stanno eseguendo scavi per la reggimentazione delle acque propedeutiche all'assestamento dell'aria che dovrebbero concludersi entro 30 giorni lavorativi, salvo ritardi causati dalle avverse condizioni meteo. Il comandante della Polizia Municipale, Nello Forzisi, chiarisce. La Polizia Locale risponde con un'ordinanza che diversifica un attimino recependo una direttiva del sindaco che non ci scordiamo è comunque il primo tutore della sicurezza dei suoi cittadini. Praticamente rispondo, come dicevo prima, con un'ordinanza che seleziona un attimino le strade da chiudere per non chiudere tutte e due le strade, mi riferisco alla via Vampolieri e alla via, al viale dello Ionio, saranno chiuse in modo selettivo. Naturalmente non è che prima si chiudevano tutte e due contemporaneamente per un piacere nostro, ma lo si faceva perché comunque era legato a un discorso di termini di consegna dei lavori. Comunque sarà inoltrata una richiesta alla Regione per diversificare questa chiusura. Di fatto attualmente è chiusa solamente la via Vampolieri con lo sbocco anche in coordinamento col Comune di Cicastello del viale dello Ionio per andare in direzione Catania. I disagi che si completeranno quanto? Allora, noi prevediamo all'incirca un mesetto per finire i lavori sulla via Vampolieri, dopodiché emetteremo una nuova ordinanza che chiuderà il viale dello Ionio e riaprirà via Vampolieri e chiuderà appunto viale dello Ionio per il tempo strettamente necessario per poter finire questi lavori che, ripeto, sono a tutela della sicurezza degli abitanti della collina di Vampolieri. Il Comune di Catania intensifica la lotta agli incivili dei rifiuti su precisa disposizione del sindaco Enzo Bianco. Il direttore Ecologia e Ambiente del Comune, Leonardo Musumeci, di concerto con l'assessore all'ambiente Rosario D'Agata, ha autorizzato il consorzio Sineco a provvedere con la massima urgenza all'installazione di videocamere da collocare nei pali della pubblica illuminazione in alcuni punti sensibili della città per identificare coloro che in modo irregolare abbandonano i rifiuti. Chi sgarra nel conferimento della differenziata, commenta il primo cittadino, e chi è pendolare e si porta i rifiuti da casa per scaricarli in città avrà un motivo in più per preoccuparsi. Le telecamere verranno posizionate in diverse zone della città. Si tratta di uno strumento, aggiunge il sindaco Bianco, che insieme all'azione della squadra ambientale dei vigili urbani ci aiuterà a lottare contro sacchetto selvaggio e il proliferare di discariche abusive. Ci spostiamo adesso a Giarre, ci occupiamo dell'appalto per la realizzazione di un micro asilo
comunale a Macchia, rinviato a giudizio un dirigente dell'ente. Sentiamo Meloni Nicodemo. Sta avendo un seguito la vicenda della gara d'appalto del micro asilo comunale di Macchia di Giarre, che dopo la aggiudicazione ad una ditta vide un esposto alla magistratura presentato dall'architetto Nuccio Russo, ex dirigente tecnico del comune, che prospettava irregolarità nella procedura seguita per l'aggiudicazione dei lavori. In un secondo momento, poi siamo nell'aprile 2016, l'architetto Russo sollecitò il sequestro di tutta la documentazione poi avvenuta ad opera della Guardia di Finanza. Adesso la magistratura ha emesso 5 avvisi di garanzia per turbativa d'asta e falso ideologico in concorso nei riguardi del dirigente dell'area tecnica del comune, di 3 componenti della commissione di gara e del legale rappresentante dell'impresa. Il tutto come conseguenza, da verificare naturalmente, perché era stata accettata come valida una busta che sarebbe stata presentata fuori orario. L'udienza presso il Tribunale di Catania è stata fissata per il 6 dicembre prossimo. Ma io intanto conosco parzialmente gli atti che hanno portato appunto a degli sviluppi giudiziari. È una vicenda che si maturò all'inizio, appena io ero arrivato come amministrazione, quando furono fatte delle segnalazioni, insomma ricordo che ci sono state delle comunicazioni, si cercò insomma di interessare gli uffici, cercando di attenzionare la problematica perché appunto si svolgesse tutto nel rispetto chiaramente delle regole. Poi appunto gli sviluppi hanno seguito altri corsi, sicuramente il Comune non è stato parte diligente o attiva sotto il profilo di dare un impulso all'azione che spetta ad altri organi istituzionali, in questo caso la magistratura e gli organi inquirenti. Staremo a vedere. Il vero problema comunque per la collettività è che ad oggi del microasilo di Macchia nessuno ne sta potendo usufruire. Voglio capire cosa manca per sbloccare. Io ricordo che pochi mesi fa si parlava di dover addirittura dare l'appalto, quindi al di là del furto che è occorso l'ultimo mese, dove pare circa 10.000 euro è stato il danno materiale che si è prodotto, non è tanto che mi preoccupi 10.000 euro, è capire perché diciamo prima dell'estate, quando si era prossimi a dover poi dare in affidamento la gestione, ecco, cosa è successo, dove ci siamo fermati. Ci spostiamo a Calatabiano, tracciamo il bilancio dei primi mesi di attività amministrativa della nuova giunta interisana, il primo cittadino venne riconfermato lo scorso mese di giugno. L'attuale amministrazione comunale di Calatabiano, guidata dal sindaco Giuseppe Interisano, che è subentrato a se stesso nelle recenti elezioni, durante la campagna elettorale ha delineato alcune priorità che intende realizzare in questo mandato avuto dalla cittadinanza. Sono numerose le opere che il sindaco vorrebbe concretizzare. Si è partiti già con la risistemazione della piazza Mercato, i cui lavori dovrebbero essere finiti entro aprile 2018 per poi poter realizzare quello che è uno degli elementi più importanti, secondo il sindaco, l'outlet e la sistemazione della Regia Trazzera. Beh, sicuramente un successo importante di questa amministrazione è riconducibile alla gestione della rottura della conduttura di Acque Buford. Voglio immaginare di poter in questa legislatura concludere la piazza, che era un impegno che noi avevamo assunto con la cittadinanza calatabianese, il piano regolatore generale, il piano di spiaggia e poi intervenire affinché si possa realizzare anche l'outlet. Oggi varranno la Comunet per trovare una possibilità di andare in Consiglio Comunale a rinnovare la concessione commerciale. Voglio immaginare che il governo regionale, il nuovo governo che si sta determinando, possa esprimere una sensibilità diversa rispetto a quello precedente affinché si possano poi realizzare con i giusti, diciamo, flussi economici e una rotatoria all'ingresso del paese, una all'ingresso del raccordo con la SS114 per andare verso Giardini Naxos, che rappresenta un elemento di grande pericolo che non siamo riusciti a rimuovere, ed uno
nella zona di raccordo con San Marco. Poi ci sono degli ulteriori situazioni che mi stanno particolarmente a cuore e che servono, che urgono per la comunità, quale creare un polo museale per poter addivenire in possesso di tutti quei ritrovamenti archeologici di pregio che sono in parte messi alla scuola elementare ed in parte sono sparse per i vari siti archeologici della provincia e della regione. Adesso lo sport, parliamo di rugby, grande festa di sport appunto domani al Massimino, dove la squadra azzurra affronterà le isole Fiji. Oggi abbiamo sentito il capitano della nazionale italiana. Sentiamo Francesco La Rosa. Il grande rugby sbarca a Catania dopo 23 anni. La nazionale italiana della palla ovale calcherà domani pomeriggio l'erba dello stadio Angelo Massimino per affrontare le isole Fiji, gara che precede quelle successive contro l'Argentina a Firenze il 18 novembre e quella contro il Sudafrica a Padova il 25 di questo mese. A causa del maltempo di oggi, il terreno di gioco dello stadio catanese è stato coperto con i teloni antipioggia e non si è tenuto stamattina il previsto allenamento della nazionale azzurra. Per il match di domani c'è comunque grande attesa, come ha confermato stamattina in conferenza stampa il capitano azzurro. Va bene, c'è attesa da parte penso del pubblico qui a Catania, c'è tanta attesa da parte nostra e dei giocatori, perché effettivamente è il nostro primo incontro di questi tre test match di novembre, quindi tantissima voglia, tantissimo entusiasmo, quindi niente, non vediamo l'ora che arrivi domani la partita e quindi cercare di fare una grande partita e portare un buon risultato a casa. Che difficoltà presenta questo match? Beh, come ogni test match a livello internazionale, soprattutto per noi come Italia, ogni test match è estremamente difficile. Andiamo a affrontare una squadra che è davanti a noi nel ranking, quindi sicuramente ha dimostrato di essere migliore di noi e quindi per noi sarà una bella grande sfida, però siamo estremamente fiduciosi, abbiamo lavorato bene per preparare questa partita e sappiamo bene che avremo sicuramente il pubblico di Catania che sarà dietro a noi a spingerci e a darci forze per fare una grande partita. Un bagno di folla a Catania sperando anche che il clima sia propizio. Sì, certo, sperando. Oggi sicuramente il tempo è abbastanza brutto, quindi niente, speriamo che domani migliori e che sia una bella giornata per tutti. Adesso andiamo a scuola con Fuoriclasse, Daniela Cantarella. Quello che non sa mai niente e prende il voto più alto. Quello che aspetta la ricreazione. Quella che studia 24 ore al giorno. Quello che, sì, è bravo, ma non si applica abbastanza. Sono i fuori classe di REI, tipi da scuola. Voce a studenti, professori e presidi degli istituti scolastici. Con Daniela Cantarella. Su REI, la tua scuola si fa guardare. Parla quindi di preferenze e antipatie dei professori nei confronti degli alunni. Tu sei vittima oppure sei privilegiato? L'anno scorso sì, la professoressa di italiano. Vittima? Che succede? Io ci metto i miei mezzi per farmi odiare ovviamente, però anche lei ci metteva i suoi mezzi. Cioè, perché ci mettevi i mezzi in che significa? Svegliamo un attimo. Io non ho studiato tutto l'anno e quindi reciprocamente lei non... Cioè, mi ha odiato per tutto l'anno. E che doveva fare quella povera professoressa se non studi? E quindi lei ti odiava, cosa faceva? Ti metteva il puntino? No, mi metteva due direttamente. Due? Quanti ne hai collezionati? Sette, otto. Tutto l'anno, sì. E poi invece la situazione com'è cambiata? Poi in estate mi hanno lasciato la materia. Inevitabile. Poi alla fine si è comportata come si doveva comportare. Cioè, si è comportata da vera professoressa. Benissimo, quindi ti ha dato un insegnamento. Se non si fosse comportata in questo modo tu non avresti raggiunto questo risultato. Sì. Bravo. Vuoi lanciare un appello alla professoressa? No, spero che non capita quello che è capitato a me ad altri ragazzi che capitano a questa persona. Deve essere di conciliazione però. Hai anche quest'anno la tua professoressa? No, per fortuna no. Quindi è una storia finita ormai. Sì. Sì, sì. Vabbè, grazie. Ah, una curiosità, ti piace adesso l'italiano? Non danno. Amore e odio. Sì. Okay, grazie. Tu,
compagno di banco. La stessa cosa su. Dai, stessa. Quanti anni hai? Ne ho 21. Quindi hai un trascorso di odi e preferenze proprio ricco. Ti dite di più. Infatti è da ammirare, come dice la tua professoressa, che comunque sei stato testardo e non hai abbandonato. Molti ragazzi purtroppo succede che abbandonano a un certo punto. Tu invece ci tieni a raggiungere questo traguardo. Ormai che sono qui, sì, ci proviamo anche quest'anno. Quindi anche tu eri vittima della professoressa di italiano? Matematica. Ah, matematica, aia, italiano e matematica, un banco, una accoppiata vincente. Cosa succedeva? Come dovevo spiegare, non capivo come lei spiegava, io ho mandato tutto in aria, ho detto basta, lasciamo vedere tutto. Hai mandato tutto in aria? Sì, perché forse ero io che sono stato io ignorante a non capire. Sei stato un po' irruento. Esatto, però quest'anno che sono qua, ci provo, anche se ce l'ho di nuovo, però. Pazienza. Ah, ancora lei? Pazienza. E come sta andando quest'anno? Bene, quest'anno bene, dai, non mi posso lamentare. Si comporta bene con te? No, sì. Dai. Le vuoi dire qualcosa, la possibilità? No, guarda lì. Dai, professoressa. Non mi lasciamo vedere neanche quest'anno. Perfetto, ok. Spero che la professoressa accolga. Se possiamo, la andiamo a cercare, vedremo. Ok, grazie. Allora, gli occhi sbarrati. Quindi, parliamo con te. Preferenze, tu sei vittima o sei preferita? Nessuno di tutti e due. Neutra anche tu? Sì, sì. Mi trovo bene con la maggior parte dei professori nuovi che sono venuti quest'anno. Preferito? Dei professori di quest'anno? No. Dell'anno scorso sì, Pierre, professoressa di economia. Veramente una brava professoressa, parlava molto con noi, l'economia non ce la faceva pesare, spiegava tutto molto così facile. La vuoi salutare? Sì, buongiorno prof. Ok, ci uniamo al saluto. Alla prof, come si chiama? Musumeci. Musumeci. Ok. Ciao. Allora, preferenze. Ma per quanto mi riguarda, preferenze non ne nutro molte. Forse la professoressa che un po' mi sta a cuore è la professoressa di diritto, come la mia compagna tutto poc'anzi. Ma tu stai a cuore a lei? Un pochino, sì, dai. Ad esempio, un'ipotesi, ieri non ho studiato, però non me l'ha messa a tutti. Cioè, come non l'ha messa a tutti. Preferenza di così, voglio dire. E invece, hai subito delle ingiustizie da parte di qualcuno? No, devo dire che comunque io sono entrato in questa scuola l'anno scorso. L'anno scorso? Però devo dire. Però c'è stato un suggerimento! Un lumino si è acceso! Mi ero dimenticato. Sì, praticamente l'anno scorso non andavo d'accordo con una professoressa di informatica. Beh, non lo volevo dire, però ormai visto che. Ormai sbottoniamoci. Per cui. E niente, mi hanno dato l'assist, come stavo dicendo. Niente, l'anno scorso sono stato, diciamo, una vittima della professoressa di informatica, che comunque per motivi, non so, per suoi motivi, non è venuta tutto l'anno. E poi è venuto l'ultimo mese e mezzo, mi sembra. E in quel mese e mezzo, non so, abbiamo avuto un battibecco. Agli altri ragazzi hanno lasciato la materia, assolutamente, tipo. Mi sono fatto interrogare tipo 4 volte e me l'ha lasciata. E te ti ha preso sul naso. Sul naso. Però poi comunque devo dire che quando ho affrontato l'esame di riparazione a luglio, perché noi abbiamo fatto a luglio, comunque si è comportata bene, devo dire. Cioè nell'interrogazione che abbiamo fatto mi ha lasciato parlare, non mi ha interrotto. Quindi sono dei comportamenti mirati solo a darvi l'insegnamento, perché poi abbiamo visto che agli esami di riparazione si comportano bene questi professori. Victor, fai collezione di piercing? Sì, lo sapevo. Ah, anche dall'altro lato, non l'avevo visto. Uno stile di vita tutto mio. Un look. Sì, anche a volte le professoresse mi dicono, cioè, il perché magari sono così, però io dico sempre che, cioè, mi piace essere così, mi piace essere me stesso, ma anche a scuola. Non c'è nulla di male, entro i limiti comunque, l'importante è che poi non, i piercing non si allargano. Assolutamente. Allora, quindi, tu vittima o elogiato e protetto? Guardi, nessuno dei due.
non proprio elogiato, perché io metto i miei mezzi a quando, cioè, se devo fare qualcosa. E la professoressa a volte, cioè, mi mette i bastoni fra le ruote quando io trovo la mia concentrazione. Però comunque neanche vittima, perché lei intende con i compagni oppure anche con le professoresse. Quanti professori? Sei stato mai bersaglio di ingiustizie? No. Di qualche voto immeritato, qualche voto alto messo magari in maniera... No, solo una professoressa che a volte io mettevo i miei mezzi per fare delle cose, magari prendevo un 4, quando ad esempio meritavo anche un 5, non dico 6, però magari, cioè, qualcosa, perché ho fatto qualcosa a casa. Quindi non ti sentivi gratificato da quei voti? Però poi, cioè, trovavo sempre la voglia di recuperare, ovviamente, quindi questo è un punto che mi porta in più. Appunto, siamo al quinto anno, quindi come eravamo dal primo fino al quinto, abbiamo sempre trovato la voglia, perché uno poi pensa, magari se non ha un diploma non può far quasi nulla ormai. Ormai è un periodo molto critico, quindi uno mette i suoi mezzi per poter fare queste cose. E invece ad oggi hai un professore, una professoressa preferita, un professore che invece non sopporti molto? No, tutti uguali. Prendo magari più confidenza con una professoressa, meno confidenza con un'altra, però mi comporto tutti quanti allo stesso modo. Magari. Che media hai? Ma direi più o meno un 6, me la cavo, non sono molto bravo, però trovo sempre la voglia di studiare e di dimostrare alle professoresse che ho voglia di andare avanti. Diciamo che te la cavi. Ma mi accontento anche di un 6. Ti svincoli, ma... Sì, io mi accontento anche di un 6, perché non vado per fare grandi cose, però magari voglio che sia accettato la mia buona volontà. Cosa vuoi diventare? Il mio sogno è diventare un vigile del fuoco. O magari se non potesse diventare realtà, magari lavorare in ambito di hotel o aeroporto. Magari steward. Sì, uno steward principalmente, perché è una cosa che mi piace molto, mettermi in competenza, magari parlare con persone di altri paesi. Conoscere, esatto. Pubbliche relazioni. Diciamolo così. Bene, la nostra puntata di Fuori Classe si conclude qui, ma noi vi rimandiamo a domani. State in campana, perché i prossimi Fuori Classe potreste essere voi. Ciao! Non ci sono altre notizie, termina qui questa edizione del telegiornale, che potrete riseguirla sul nostro sito internet all'indirizzo che vedete in sovraimpressione, raitv.it, ma anche sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Vi lascio adesso al meteo e poi alla programmazione della rete. Grazie per averci seguito e a voi tutti buon proseguimento. Le previsioni meteo per la giornata di sabato 11 novembre 2017, cielo variabile con possibili precipitazioni su tutta la Sicilia, mari mossi, venti sostenuti. Le temperature nell'isola oscilleranno da 21 a 9 gradi, 21 gradi la massima, 17 la minima.